Da 58 a 48 corsi al giorno rispetto al passato sono state tagliate quelle della fascia mattutina e serale. Così la prima corsa da Salerno in direzione Stadio Arechi San Leonardo è solo alle 6.53 e non più alle 5.45, mentre in direzione opposta il primo convoglio partirà alle 7.30 e non più alle 6.05. L'orario completo, consultabile sul sito telecolore.it, prevede anche tempi di attesa piuttosto lunghi tra una corsa e l'altra, anche di oltre un'ora. Mentre di sera l'ultimo treno partirà da Salerno alle 21.10 e non più alle 21.45. Al momento non si prevedono corse straordinarie. Al riguardo, dopo le polemiche tra Comune di Salerno e Regione Campania sulle responsabilità per l'interruzione del servizio, proprio l'amministrazione cittadina, che prevede con la riapertura del servizio comunque disagi per gli utenti per la riduzione del numero di corse, è al lavoro su un doppio fronte: potenziamento del servizio in vista del prossimo autunno e soprattutto ottenere la garanzia della copertura dei costi di servizio per evitare future chiusure della metropolitana di Salerno. Ovviamente la troviamo un'inutile mortificazione del servizio che inevitabilmente creerà qualche difficoltà. Cercherete in funzione del prossimo autunno magari di far potenziare il servizio in quelle fasce orarie dove vengono meno alcune corse? Noi stiamo lavorando per favorire l'incremento dei servizi, ovviamente lavoreremo dal punto di vista tecnico e dal punto di vista politico per far sì che questo avvenga nel più rapido tempo possibile. Così come vogliamo certezza sulla continuazione del servizio e non su anche questo sia una ripartenza temporanea. Ecco, a proposito di questo, c'è il rischio che la metropolitana possa fermarsi di nuovo dopo pochi mesi? Io onestamente non lo reputo una cosa sensata. Abbiamo una difficoltà nella comunicazione che ci è stata fatta, che non si chiarisce in maniera precisa se è una ripartenza momentanea o duratura. Ovviamente noi confidiamo nel buon senso, perché pensare che si possa rifermare sarebbe veramente assurdo.